In questa puntata di Unicam News la partecipazione di Unicam al premio Maria Teresa di Lascia. Il seminario tenuto a Camerino dal dottor Alan Warren del Natural History Museum di Londra, l'incontro sull'economia solidale e infine le giornate di ambientamento. Ben ritrovati dalla redazione di Unicam News, abbiamo sentito i titoli di questa nostra puntata settimanale, allora iniziamo subito con il primo servizio. Dopo la positiva esperienza con il premio biennale di narrativa matelica Libero Bigiaretti, l'Università di Camerino lega ancora la propria immagine alla narrativa nell'ambito del premio Maria Teresa di Lascia, che si svolge ad anni alterni nei comuni di Fiuminata e di Rocchetta Sant'Antonio, in provincia di Foggia, e che quest'anno è giunto alla quarta edizione. Una giuria composta da studenti iscritti all'Università di Camerino ha letto le tre opere finaliste ed ha espresso il proprio giudizio nel corso della cerimonia di consegna del premio, che si è svolta a Fiuminata lo scorso sabato 4 settembre. Il premio speciale Università di Camerino è andato all'opera Smettila di camminarmi addosso di Claudia Priano. Per me è davvero una grande soddisfazione. Intanto io davvero non mi aspettavo questa vittoria, perché poi con due autrici come la Oggero e la Torregrosso, insomma, è stata proprio una sorpresa. Quando guardavo questi punti, dicevo, ma allora ho vinto, e ancora non ci credevo. Poi il vostro premio è stato davvero una grande soddisfazione. Io poi ho sperato davvero che questo libro sia arrivato alle giovani donne, non solo, anche ai giovani uomini, e siccome insomma un po' girando per l'Italia mi è parso che sia così, io sono molto contenta, quindi se vi è piaciuto io sono felicissima, certo. La Priano si è aggiudicata anche il premio assegnato dalla giuria popolare composta da abitanti di Fiuminata e di Rocchetta Sant'Antonio, superando le altre due autrici in concorso, Giuseppina Torregrossa e Margherita Oggero. Importante appuntamento quello di ieri alla Scuola di Scienze Ambientali dell'Università di Camerino. Su invito dei docenti della scuola ha infatti tenuto un seminario a Camerino il dottor Alan Warren del Natural History Museum di Londra, uno dei più importanti musei di storia naturale al mondo. Il dottor Warren ha illustrato le innumerevoli e preziose collezioni presenti nel museo londinese, che vanno da minuscoli insetti a giganteschi scheletri di mammut. Ha inoltre presentato le attività di ricerca che vengono svolte all'interno del museo, nonché le forme e le modalità del finanziamento pubblico che ricevono. Per tutti i presenti si è trattato quindi di un importante momento di conoscenza e di confronto su temi di ricerca che sono seguiti anche da Unicam. Unicam ha ospitato ieri Ileana Valenzuela, ricercatrice e attivista proveniente dal Guatemala, che ha incontrato docenti e studenti per scambiare alcune informazioni sulle reti di economia solidale nei nostri due paesi, sulle esperienze di comunità e di resistenza alla distruzione socioculturale delle comunità campesine e sul ruolo anche critico svolto dalla cooperazione internazionale in Guatemala. La Valenzuela è stata allieva di Ignacy Sachs alla Scuola di Studi delle Scienze Sociali di Parigi ed ha collaborato con l'Istituto Universitario di Studi dello Sviluppo di Ginevra, per poi dedicarsi a tempo pieno all'organizzazione delle comunità campesine nella regione di Peten, nel suo paese. Ileana Valenzuela è stata invitata dal professor Marco Giovagnoli, che partecipa ad un progetto di ricerca sulle reti di economia solidale nella nostra regione ed è membro della rete che fa capo alla rivista Teomai, della quale Ileana è collaboratrice. E torna anche quest'anno il consueto appuntamento con le giornate di ambientamento per le matricole, una iniziativa promossa dal servizio tutorato per facilitare l'inserimento di nuovi studenti nella realtà universitaria e fornire loro gli strumenti utili per affrontare senza problemi gli studi universitari. Le giornate saranno ricche di appuntamenti come presentazioni, seminari, test per l'accertamento delle competenze in ingresso, placement test per la conoscenza della lingua inglese. Verranno anche illustrati i corsi di laurea attivati da Unicam e da tutti i servizi che l'Ateneo mette a disposizione degli studenti. Le giornate di ambientamento si svolgeranno a Camerino e ad Ascoli Piceno dal 29 settembre al 1 ottobre. La scheda di partecipazione deve essere consegnata entro il prossimo 22 settembre. Tutte le informazioni sono comunque disponibili nel sito www.unicam.it, dove potete trovare ovviamente anche tutte le altre informazioni che vi interessano relative all'Università di Camerino. Unicam News finisce qui. Io vi ricordo che l'appuntamento è come di consueto per mercoledì prossimo alla stessa ora. Grazie per essere stati con noi.